Questa sera ho preparato le piadine, un piatto molto semplice da realizzare con il nostro Messer Cuisine Connect o Messer Cuisine Plus, veloce e di sicuro di grande riuscita per una serata anche un po' improvvisata. Seguite il video con la ricetta e i consigli per la realizzazione. Per la preparazione delle piadine occorrono veramente pochissimi ingredienti. Abbiamo bisogno di 500 g di farina 00, abbiamo bisogno di 50 g di acqua, 30 g di olio extravergine di oliva, 10 g di sale e 200 g di latte. La procedura poi è molto semplice, seguitela insieme a me. Per prima cosa versiamo nel boccale i liquidi, quindi il latte, l'acqua e l'olio. Dopodiché andiamo ad impostare per 4 minuti la velocità 1 a 45 gradi. Quindi mettiamo 4 minuti, velocità 1, 45 e diamo il via. Terminata questa fase, andiamo a mettere farina e sale, dopodiché impostiamo per un minuto la funzione automatica impastare. Quindi andiamo alle funzioni automatiche, impastare da 45 secondi portiamo ad un minuto e diamo il via. Il messier ha finito di impastare, adesso andiamo a vedere il risultato. L'impasto si presenta in questa maniera, lo andiamo a mettere su un piano in legno per lavorarlo e dividerlo poi in 8 palline. Vedete, l'impasto è molto elastico, io lo vado a dividere in 8 e lo metto a freddare perché è molto tiepido e a freddare e a riposare per 10 minuti, coperto da pellicola trasparente. Ecco gli 8 panetti che sono qui a riposare. Ci vediamo tra 10 minuti per la stesura e la cottura in padella delle nostre piadine. Sono trascorsi i 10 minuti di riposo, tolgo la pellicola e vado a stendere il mio primo panetto. Nel frattempo avrò messo a preriscaldare sul fuoco una padella, oppure se avete un testo specifico per la cottura della piadina. Quindi lo stendo cercando di renderlo il più sottile possibile, di dare possibilmente una forma rotonda. Ecco qui, abbiamo raggiunto, diciamo, lo spessore desiderato. Adesso lo andiamo a mettere sulla padella e vi faccio vedere la cottura e poi procedo anche alla cottura del resto dei panetti. La padella è ben riscaldata, adesso vado a mettere la mia piadina. La faccio cuocere prima da un lato e poi la giro dall'altra. Adesso che cominciano ad apparire le prime bolle, posso girare la piadina e farla cuocere dall'altro lato. La giro di nuovo per vedere la cottura, mi sembra perfetta, la tolgo e procedo a cuocere anche le altre. Dopodiché andrò a farcirle, nel mio caso con prosciutto, mozzarella e rucola. Ecco, ho iniziato a farcire la piadina con prosciutto cotto, mozzarella e rucola. Io la preferisco arrotolata in questa maniera, piuttosto che, diciamo, piegata a doppio strato. Quindi questa è la mia piadina. Vedete, dietro ci sono le altre che sono in fase di farcitura. Le potete riempire anche con altri ingredienti, ovviamente saranno buonissime. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e a seguirmi, continuare ad seguirmi sul canale In Cucina con Messiera, al quale vi potete anche iscrivere per rimanere aggiornati sui miei video. In più, se volete scambiare idee e consigli con altri utenti, potrete iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e per nuove ricette anche seguire il sito www.messierricette.it e buona cucina e buona piadina a tutti!